In una recentissima intervista fatta a Game Freak da Eurogamer Portugal sono stati svelati nuovi dettagli molto interessanti sul Surf Mantine. È stato difatti rivelato che tramite punteggi molto alti nel minigioco introdotto in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna sarà possibile ottenere dei punti che potranno essere utilizzati come pagamento per gli insegnamosse che, grazie a questi, faranno apprendere mosse altrimenti non apprendibili in Pokémon Sole e Luna ai nostri Pokémon. Questa però non sembrerebbe essere l'unica utilità, infatti, da quanto trapelato nell'intervista, sembrerebbe che questi punti siano anche scambiabili con strumenti molto utili. Voi cosa ne pensate? Siete eccitati all'idea di poter viaggiare per le isole di Alola con il Surf Mantine e di poter nel mentre guadagnare punti utilizzabili per insegnare nuove mosse ai nostri Pokémon? Scrivetecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere un bel pollicione in su al video e di condividerlo ai vostri amici se è stato di vostro gradimento. Per questa PN News è tutto. Alla prossima!